Fidanzamento è un momento molto importante nella vita dell'essere umano perché da questo momento, nei primi 1000 giorni di vita del bambino, tutto ciò che si fa in maniera errata si potrà ripercuotere in maniera negativa poi per tutta la vita. Molte malattie cardiovascolari, l'obesità, sono frutto di un anomalo svezzamento o meglio ancora di un anomalo divezzamento. Se ormai tutti d'accordo nel dire che un bambino deve essere alimentato per i primi 6 mesi di vita, sia che si tratti di latte materno esclusivo, sia che si tratti di latte di formula e latte artificiale, e per i primi 6 mesi di vita non deve assumere altri cibi se non questi. Al sesto mese di vita si potrà introdurre un pasto al giorno, che in genere è quello di pranzo, di mezzogiorno, e incominciare a divezzare il bambino con un cibo semiliquido, la famosa minestrina. Il bambino a quell'età è già abile da un punto di vista psicofisico a scoprire e conoscere un cibo diverso che non sia il latte e un sistema di alimentazione che non sia l'esclusiva suzione. A quell'età il bambino può stare seduto, quindi può stare nel seggiolino, è in grado di toccare il cibo con le mani e quindi conoscerlo, è in grado anche di portarlo alla bocca e incomincia piano piano a incuriosirsi con i sapori. La cosa che i genitori devono tenere bene a mente quando inizia il divezzamento è che devono armarsi non di un buon menù, ma di santissima pazienza. È molto importante che i genitori capiscano che in quel momento il bambino cambia completamente approccio a quello che è il cibo e anche da un punto di vista psicologico, non soltanto da un punto di vista fisico o nutrizionale, bisogna stare attenti a non commettere errori. Mai insistere a fare mangiare il bambino un nuovo cibo, offrire sempre il cibo in maniera cauta, calma, più come gioco, cercarlo di stimolarlo, di porgergli col cucchiaino o col cucchiaio sulle labbra il nuovo cibo, aspettare una sua reazione. Dopodiché il bambino dovrà piano piano, e per curiosità e ma anche per fame, incominciare a accettare questa novità. Quindi mai insistere a farlo mangiare e mai sostituire un eventuale rifiuto con il latte. Se un bambino rifiuta i primi giorni la minestrina, la cosa più saggia da fare è sospenderla per qualche giorno e poi iniziare con pazienza da capo. Ma mai somministrare un'alternativa con il latte di mamma o con il latte in formula se il bambino rifiuta la minestrina. Ovviamente quando si intende divezzamento significa che soltanto un pasto viene sostituito con un cibo prima semiliquido e poi solido. Tutto il resto dei pasti resta il latte, sia che esso sia latte materno o latte in formula. Col passare del tempo, quando il bambino si era abituato ai sapori e comincerà a godere la minestrina, potrà essere introdotta anche la seconda minestrina, quella serale. Ma resterà sempre, almeno fino all'anno di vita, il 50% dell'alimentazione deve essere fornita dal latte. La prima minestrina si prepara facendo bollire alcune verdure tipo carote, patate, bieta e zucchine. Si fa bollire 1 litro d'acqua con dentro queste verdure per tutto il tempo che serve a ridurre della metà la quantità di acqua con cui si va la minestrina. Dopodiché verrà arricchita con sostanze tipo il semolino, tipo la crema di riso, con aggiunta di olio, extravergine d'oliva e con del formaggio parmigiano o formaggio di capra grattugiato. All'inizio sarebbe opportuno somministrare minestrine, farine o anche semolini senza glutine. Questo per evitare induzioni in soggetti predisposti, questo verrà introdotto successivamente. È molto importante non costringere il bambino a mangiare questo nuovo sapore e dopo qualche giorno che il bambino avrà imparato a mangiare col cucchiaino e avrà gradito la minestrina base, potrà essere arricchita con altre sostanze tipo la carne e anche lì è meglio usare carni possibilmente fresche, facilmente reperibili sul mercato oppure degli liofilizzati di carne. Bisogna tener conto che la quantità di farine che si può mettere nella minestrina su 200 grammi possono essere massimo 20 grammi, sono 10 grammi ogni 100 grammi di liquido. Successivamente con l'introduzione delle carni
piano piano si aumenta la quantità. È molto importante in questi casi seguire i consigli del pediatra che prepara la minestrina, che indicherà alla mamma i tempi e le quantità che la mamma dovrà offrire al bambino nei giorni successivi. Quando si prepara una minestrina, bisogna ricordare che il fabbisogno energetico di un bambino è coperto dal 50% dei carboidrati, dal 40% dei grassi e soltanto dal 10% delle proteine. Quindi nel preparare la minestrina, tenendo conto di questo fabbisogno, modulare i componenti seguendo queste indicazioni qua. Molte volte il bambino rifiuta la minestrina perché è una cosa nuova, che non conosce, di un gusto completamente diverso dal latte. Anche se la minestrina non contiene sale, non bisogna aggiungere sale alla minestrina, anche se è sciapa, il bambino non riconosce subito questa sostanza come cibo e molte volte i genitori tendono di renderla edibile e gradevole aggiungendo la frutta. Questa è una cosa molto pericolosa, è meglio non farla e ripeto, aspettare che la pazienza e la curiosità del bambino risolvano il problema del primo contatto con la minestrina. All'inizio dello svezzamento bisogna aspettare che il bambino si abitui a questa novità alimentare, tenendo conto che bisogna cominciare in maniera molto cauta e come qualità e come presentazione dei cibi. Una volta che il bambino ha gradito la sua prima minestrina, si potrà incominciare a introdurre i cibi nuovi. La cosa importante è introdurre sempre una cosa nuova per volta, non cambiare due o tre cose insieme, perché se il bambino rifiuta un sapore o manifesta un'allergia a uno dei cibi introdotti, se si mettono più cibi sarà difficile poi capire quale ha dato fastidio o quale lui non accetta e si sarà costretti a ricominciare tutto da capo. L'importante all'inizio del divezzamento è andare cauti con le qualità, le quantità di cibi che mettiamo, dare tempo al bambino di abituarsi a questa novità e dar tempo al pediatra di capire dopo 1 o 2 mesi all'inizio dello svezzamento, come modificare la qualità dei cibi e la quantità dei cibi di cui il bambino ha bisogno. Questo lo potrà fare controllando il suo ritmo di crescita e il suo stato di salute generale. In realtà non ci sono cibi da evitare con grande cautela. I famosi cibi allergizzanti, come la frutta allergizzante, come le fragole, le pesche, eccetera, non è detto che siano allergizzanti per tutti. Ogni volta che si introduce un cibo a rischio allergico, sarà utile iniziare con quantità minimali, aumentandole di giorno in giorno, di modo che se il bambino non le sopporta dal punto di vista immunitario e manifesta allergie, i sintomi allergici saranno sfumati, saranno facilmente riconoscibili e i genitori a quel punto potranno eliminare dalla sua dieta e dal suo menù queste sostanze, questi cibi che hanno creato questo sintomo.